would you be if you had given to protection? Ok, carissimi amici, qua ritorna il vostro Don Chisciotte Mulini a Vento. Infatti siamo il martedì sera, come al solito, è un appuntamento fisso, salvo a volte possibili deviazioni che possono sempre succedere. Stasera abbiamo un ospite che conosciamo tutti, perché è già stato molte volte nella nostra trasmissione, è il nostro odontoiatra di fiducia, il dottor Story Simone, o Simone Story, che ci parlerà di argomenti come sempre interessanti, ma come ancora più che interessanti, molto utili per la nostra salute dentaria. E come sempre ho con me il carissimo Ugo di Bari, Ugo Lombardi, che è il mio valido, possiamo dire, spalla in tante nostre interviste, ma sapete che le mie non sono interviste, sono semplicemente delle chiacchierate fra amici, ogni martedì cambiano, e fino a che accetteranno, avremo sempre degli amici a parlare della loro vita, dei loro interessi, e questo è molto importante. Benissimo, io un attimo, qui è successo qualcosa che non va. Va bene, va tutto bene, Rosario? Ah, ecco, perché vedo che mi è sparita. Ah, qua. Com'è che non mi parte? Ecco. Va bene, è ritornata. Perfetto. Allora, Simone, cosa ci parli stasera? Stasera volevo parlare di alcuni argomenti. Partiamo da una cosa che secondo me è molto interessante, perché ha preso anche abbastanza scalpore verso la fine dell'anno scorso tramite un servizio sulle Iene, sulla TV. In particolare appunto sulla presenza e sulla possibile tossicità delle otturazioni, quelle all'amalgama, quindi quelle scure, quello che si chiamano al mercurio, diciamo, che sono quelle che sono le otturazioni che si facevano e qualcuno fa ancora, quelle che vedete in bocca sono colorate tutte di scuro, quindi quelle che dicono la famosa piombatura, diciamo, il termine diciamo comune, come luogo comune. In particolare appunto c'è stato questo servizio verso fine anno scorso sulla loro tossicità, sulla loro presunta tossicità, che può aver causato in vari pazienti dei problemi molto importanti. Riguardo a questo argomento ci sono abbastanza controversie. Sicuramente nell'epoca moderna se ne fanno sempre di meno di questi tipi di otturazioni, anche per una motivazione, diciamo, anche estetica, perché sicuramente abbiamo a disposizione dei materiali come il composito, quindi le classiche otturazioni bianche, che riescono a essere anche più estetiche. All'interno dell'amalgama si può trovare, qual è il problema dell'amalgama? È la presenza appunto del mercurio, che è un metallo pesante, e cosa succede? Che nel cavo orale, che ha una certa temperatura, avviene un inesorabile ma continuo rilascio di questa sostanza tossica nell'organismo, che viene ovviamente assorbita dal nostro corpo. E questo può, in alcune persone, ed è proprio questo il punto chiave, cioè non è che a tutti che hanno un'otturazione in amalgama hanno delle problematiche, ma ci sono persone che possono essere più o meno suscettibili, ed è può appunto causare delle problematiche anche di un certo rilievo. Infatti il mercurio che viene liberato dalle amalgame tende a concentrarsi ad esempio nei tessuti nervosi, dando origine a dei sintomi neurologici che possono essere di vario tipo. Ad esempio possono dare problematiche di mialgie, quindi dolori muscolari, affaticamento, delle problematiche intestinali, una irritabilità,
anche un'accentuata predisposizione alle infezioni. Quindi possono essere sicuramente molto dannose, però come dicevo prima non va preso come... Adesso non è che bisogna fare una corsa alla rimozione dell'amalgama dentaria, ma sicuramente in un paziente che può avere un quadro, ha dei problemi di questa tipologia che non possono essere spiegati in altro modo, quindi che non danno a un'altra causa apparente. Sicuramente se hanno degli amalgami in bocca può essere indicata la rimozione delle stesse. Ecco appunto il problema, diciamo forse più importante, sta nel come viene rimossa, come vengono rimosse queste otturazioni, perché il rilascio maggiore di mercurio avviene appunto durante la loro rimozione. E questo problema non riguarda solo il paziente, ma va anche a coinvolgere il personale dentario, quindi il dentista, e ovviamente anche gli assistenti che lavorano con lui. Ok? In quanto appunto la rimozione, soprattutto non scorretta, può portare veramente a dei sintomi abbastanza preoccupanti, come un'intossicazione acuta. Che può dare tremori, convulsioni, depressioni, insonnia, perdita di appetito, fino ad altri grandi problemi. Quindi, com'è, diciamo, il mio punto di vista sull'argomento amalgama? Che sicuramente se un paziente ha questo tipo di problemi, un problema non ben spiegabile, è corretto andare a rimuoverle con un protocollo protetto, che dopo andremo a vedere cosa significa. Per le altre persone che hanno queste otturazioni, ma che non hanno particolari problematiche, a mio parere è corretto comunque, almeno fino a quando sono ancora congrue, cioè hanno una buona funzionalità, non sono rovinate, non si rompono, lasciarle in bocca. Perché questo? Perché a volte se andiamo a rimuovere otturazioni molto grandi, rischiamo che il dente dover essere devitalizzato o avere qualche altro tipo di fastidio, perché comunque di solito si facevano delle grandissime otturazioni che sono molto invasive. Quindi questo secondo me è il punto di vista che io porto avanti con i miei pazienti. Ecco, la cosa però più importante di tutte è andare a rimuoverle in maniera corretta, queste otturazioni, che deve avvenire secondo delle precise misure di sicurezza che devono appunto garantire, diciamo, un'eliminazione che deve essere consapevole e responsabile sia per l'odontoiatra e il suo team quanto per il paziente. Infatti, come vi accennavo, durante la rimozione delle otturazioni in amalgama c'è una forte dissolvenza del parcello di mercurio, le quali possono essere appunto ingerite o aspirate. Quindi dobbiamo appunto attuare un protocollo definito rimozione protetta, viene chiamato così, che riduca al minimo questa esposizione e permetta di controllare la diffusione del mercurio. E quindi che viene solitamente vaporizzato appunto quando lo andiamo a tagliare o a bradere con l'utilizzo del cosiddetto trapano, che si chiama appunto. Quindi, quali sono i protocolli? Tutto chiaro finora? Tutto chiaro, Sì, tutto chiaro, è molto interessante tutto perché chiaro. adesso anche con l'eliminazione dei termometri, Vero. che non è che mi piaccia, preferivo quelli a mercurio, erano più chiari, Sono più precisi, secondo sono più precisi. Hai qualche domanda, Ugo? me. No, io non voglio interrompere, sta dicendo cose molto interessanti. Allora vai Sarebbe pure meglio continuare avanti. ad ascoltarlo intanto. Certamente. Certo. Grazie. Allora, sicuramente, come dicevamo, innanzitutto bisogna toglierle, se non ne ha tante, vanno tolte con delle pause, perché nonostante il protocollo di rimozione, tante otturazioni in amalgama possono dare comunque un alto livello di mercurio rilasciato. Quindi, quali sono i passaggi, diciamo? Innanzitutto, la prima cosa, il protocollo deve essere molto preciso e metodico. La prima cosa è una aspirazione, quindi bisogna avere degli aspiratori ad alta potenza, se ne usano due di solito, che devono essere tenuti molto vicino
all'otturazione per aspirare e allontanare quindi immediatamente i vapori della bocca appena rimossi. Quindi praticamente si crea questa aspirazione forzata, è una plastica, è un dispositivo di plastica abbastanza grande che si applica sull'aspiratore chirurgico, che è molto potente nella rimozione dei vapori. Accanto a questo, ovviamente, è fondamentale l'utilizzo della diga, il lattice. Che cos'è la diga? La diga viene utilizzata comunemente, o dovrebbe essere utilizzata comunemente, in tutte le procedure di otturazioni o procedure dentarie, chiamate le devitalizzazioni. Quindi è un foglio di lattice che va a isolare il dente dagli altri e dalla bocca, creando quindi una specie di blocco meccanico impermeabile che permette quindi in questo caso la diffusione del mercurio dall'altra parte, nelle altre parti della bocca. A questo punto poi andiamo anche a tagliare, cioè come la rimozione, come viene eseguita, non si va a fresarla, quindi a corroderla tutta l'otturazione, ma di solito viene scavata nei suoi margini, poi diciamo fatta saltare via, per evitare il più possibile appunto l'utilizzo della fresa che va a vaporizzare, quindi rilasciare più mercurio possibile. Ovviamente bisogna irrigare e raffreddare ad acqua, ma a eseguire un abbondante risciacquo di tutto il mercurio, di tutta l'otturazione, per poi buttare via alla fine la cannula. Un'altra accortezza che va mantenuta è quella di proteggere gli occhi con gli occhiali, ovviamente, e anche utilizzare, ad esempio, delle garze bagnate che possono essere appoggiate sugli imbocchi del naso per evitare che venga appunto aspirato il vapore di mercurio per il paziente. Il medico si deve ovviamente proteggere anche lui con occhiali, doppia mascherina e tenere la porta, ovviamente la finestra aperta dello cosa fantascientifica, quasi non immaginavo che fosse una cosa così complicata. No, se deve essere fatta in maniera metodica, come cerchiamo di fare, va fatta in questo modo. Quindi bisogna ovviamente stare attenti nelle zone, nei pazienti in gravidanza, stare attenti nei pazienti, si può anche volendo in pazienti particolarmente a rischio mettere inalazione dell'ossigeno puro, quindi abbiamo l'ossigeno che permette di ridurre sempre di più la diffusione appunto del mercurio. Quindi sicuramente, come avete visto, è un protocollo molto particolare che va fatto con attenzione, per questo chi ha bisogno di rimuovere questo tipo di otturazioni, che come si dice si trovano, ci sono tantissimi in bocca, innanzitutto non fatene una paura, non ci deve essere una corsa, diciamo, come il male del secolo, quindi una corsa a tutti alla rimozione delle stesse, ma ripeto, se uno ha qualche sintomo un po' particolare, un po' stanco, un po' di insonnia e non si riesce a spiegare magari questo tipo di fastidio, un giretto dal dentista per vedere soprattutto se ha queste otturazioni è molto importante, che però deve applicare questo tipo di protocollo molto metodico per la rimozione degli stessi. Quindi questo secondo me credo sia quello che c'è da dire, diciamo una posizione su questo argomento secondo me molto interessante, perché ha creato anche un po' di scompiglio dopo appunto questo servizio delle Iene, in cui però ovviamente facciamo vedere tutte queste persone che diciamo sono rinate con l'eliminazione dell'amalgama. Sicuramente sono casi che sono successi, non lo metto in dubbio, però non è ovviamente la regola. Certo. Simone, scusa, posso farti una domanda? Certamente. Scusami se ti interrompo, no, ma voglio dire, nell'ipotesi che ti capiti un'assistita, una paziente, una cliente che abbia non voglia di rimuovere l'amalgama per metterne una nuova, ma abbia un dente che magari già precedentemente curato con questo prodotto si sia rotto o abbia problemi, diciamo, di altra natura, come si procede? Cioè si rimuove il dente? No, assolutamente. Quello che ho spiegato prima è la rimozione dell'otturazione, cioè si toglie il materiale, non si toglie il dente.
No, i denti. Sì, i sì, denti. Ho capito. Cioè, voglio dire, capita a volte che ci sono delle rotture proprio di denti, Però, no? ci sono delle fratture dei denti, Ecco. si rimuove, allora si va a fare una riabilitazione. Noi cerchiamo di salvaguardare la salute del dente quanto più possibile, piuttosto che togliere con leggerezza, come spesso accade. Quello che si va a fare in questo caso è proteggere il dente con una capsula di ceramica. È una protezione. Ma togliendo prima l'amalgama. Viene tolta l'amalgama, se c'è bisogno si sostituisce col protocollo protetto. Si sostituisce in composito, quello che si chiama il build up, cioè si va a ricreare il sì. moncone del dente, che poi viene fatto un'impronta e rivestito in maniera integrale per salvaguardarlo a lungo termine, soprattutto se è un dente devitalizzato. Ricordiamo che i denti devitalizzati rischiano nel lungo termine, sono più fragili e vanno incontro a frattura. Quindi un dente devitalizzato è fondamentale andarlo a proteggere con una capsula, appunto, che è questa copertura integrale del dente, molto estetica, anche grazie ai nuovi materiali come la ceramica integrale, lo zirconio, che è un termine insomma, molto conosciuto e molto di moda, permettono di salvaguardare la salute del dente e ripristinarlo anche a lungo termine, in maniera sicura. Quindi questo è quello che... Capita, per esempio, che i pazienti facciano in terapia... abbiano in terapia gli alendronati e questi hanno come controindicazione una erosione, una lesione della struttura dentaria. Cosa è consigliabile in questo caso? Allora, i bifosfonati purtroppo, e ti ringrazio di aver sollevato questo argomento che è estremamente di attualità, estremamente interessante. Allora, i bifosfonati sono dei farmaci, per chi non lo sapesse, che sono comunemente prescritti per l'osteoporosi, purtroppo anche abbastanza ormai con leggerezza, perché magari correggimi, ci sono dei farmaci molto più efficaci con molti meno effetti collaterali, così come una forte prevenzione con l'utilizzo di sostituti di vitamina D o altri tipi di terapie. Qual è il problema di questi farmaci? Questi farmaci creano un blocco, diciamo, della crescita del processo di rimodellamento dell'osso, non andiamo troppo nel tecnico perché non è ovviamente il caso, ma cosa succede? Che c'è il rischio che in seguito a terapie dentarie, come ad esempio estrazioni o chirurgie, si possa andare incontro a quelli che si chiamano osteonecrosi dei mascellari. Cosa vuol dire? Che l'osso, diciamo, da solo inizia ad andare incontro a un suo completo riassorbimento, con un processo che è difficilissimo da fermare e che può essere molto, molto, molto invasivo, perché a volte si porta addirittura a rimuovere la mandibola integralmente. Sì. Assolutamente, estremamente rischioso. Quindi qual è il consiglio? Sicuramente... Sì, non voglio sostituirmi a un medico che può prescrivere questo tipo di farmaco. Quello che io consiglio al medico è di sicuramente, se deve prescrivere un tipo di questo farmaco, mandarlo dal dentista per fare un check-up completo della bocca ed eventualmente procedere prima dell'utilizzo del farmaco a una bonifica della bocca da tutte le principali infezioni, per ovviamente andare a prevenire eventuali chirurgie o estrazioni, che sono i casi più a rischio di questa patologia. Qualora invece... No, scusami Simone, dicevo, in realtà avviene esattamente il contrario, cioè molto spesso va prima il paziente inizia già una terapia con i bifosfonati e poi magari si ritrova dal dentista che gli dice guarda che devi sospendere questa terapia perché dobbiamo procedere in una certa serie di interventi. Non è così semplice, perché il bifosfonato rimane in circolo per vari anni, parliamo anche di 8-10 anni, quindi non è così semplice. Cioè non è che io lo sospendo e posso fare una terapia, soprattutto d'urgenza. Sicuramente, allora, noi abbiamo, ad esempio, adesso stiamo seguendo dei pazienti a Bari in maniera particolare che hanno avuto delle fratture di denti, sì, che proprio non c'è nessun'altra alternativa che l'estrazione. In questo caso cosa si fa? In questo caso non si fa sospendere, ma
oppure, allora, innanzitutto quelli che creano più problema sono quelli per via endovenosa, come ad esempio lo Zometa, quindi sono dei farmaci, quindi dei bifosfonati in fiala che vengono iniettati, che possono creare un grosso danno. Gli altri, tipo allendronato o altri di altro tipo, sono quelli presi per bocca. Che creano un pochino meno problema. Cosa si fa in questo caso? Il dentista deve prescrivere un esame che si chiama CTX, viene prescritto il CTX, che è un esame che va a valutare appunto il residuo di questi farmaci, qual è il livello, diciamo, di questi farmaci, e in base al livello che viene rilevato si valuta il rischio di procedere all'intervento. Ma scusa Simone, questo è un esame ematico? Sì, un esame ematico. CTX. Sì. CTX, sì. Quindi concentrazione della quantità di fosfonati che ci sono nel sangue. Sì, sicuramente il CTX serico viene fatto, che praticamente è il C-terminale del collagen tipo 1, praticamente. Il telopeptide C-terminale si chiama, termine tecnico questo volta. Quindi questo esame. Sì. Ovviamente ha un suo certo livello. Quello che va fatto qual è praticamente? È andare a fare CTX, vedere più o meno che livello c'è. A quel punto si va a prendere al paziente in caso di estrazione, si va a dare una doppia copertura antibiotica, una tipologia di antibiotico prima, una settimana prima, e dopodiché si cambia la tipologia di antibiotico, si cambia la tipologia proprio di dosaggio per evitare anche una resistenza e andare a lavorare su due principi diversi. E qualunque tipo di chirurgia di estrazione deve essere la meno invasiva possibile, deve essere fatta con tutte delle accortezze particolari. Poi, attenzione, ovviamente qua il rischio bisogna parlare bene col paziente, dirgli che fargli firmare un consenso informato alla terapia, il rischio comunque c'è. Ovviamente con tutte queste accortezze si può gestire, nonché se dovesse per caso accadere il problema dell'osteonecrosi, ci sono comunque delle terapie come ad esempio l'utilizzo del laser. Il laser, proprio esempio a Parma, dove io ho fatto il master, un centro di eccellenza, Vescovi, uno dei numeri uno in Italia, per la terapia dei bifosfonati con laser, e nonché ossigenoterapia, quindi ci sono varie poi comunque soluzioni per andare incontro alla gestione di questa complicanza. Sì, ma se questo, scusami Simone, credo che ai nostri ascoltatori interessi sapere anche se questo CTX dà dei valori diciamo piuttosto alti, si procede alla stessa maniera o si aspetta un po', si interrompe? Qual è la... Allora, il problema, qual è? Cioè, anche se, allora, se è alto, allora, il rischio basso deve essere praticamente, deve essere un CTX sierico maggiore di 0,150 nanogrammi millilitro, diciamo, per un rischio basso di osteonecrosi. Il problema, allora, se si prende per via orale, ovviamente si va magari a sospendere se si può, se no il concetto è che bisogna assumere il rischio, dipende. Se abbiamo un dente con una frattura, con un ascesso o altro, bisogna capire fin quando si può poi fare di elezione, e comunque serve del tempo per fare scendere il livello. Okay. Capito? E questo è il problema. Se devo fare una terapia di elezione come l'abitazione implantare, quindi terapie che possono essere procrastinate, a quel punto me lo vado a regolare, quindi si va a parlare col medico e capire come ridurre o sostituire. Una domanda da ignorante: queste medicine a che cosa servono? Servono a evitare le fratture dell'osso nei pazienti con l'osteoporosi, ho capito, certo. Sì. Che è un grosso problema anche quello, specialmente nelle donne. Quindi l'osteoporosi, a mio parere, è importante fare ovviamente una diagnosi precoce, quindi fare già
in età premenopausale bisognerebbe le donne andassero a fare una MOC, appunto la mineralografia ossea, che va a sì. vedere i livelli appunto di rischio di osteoporosi. Dopodiché si va a integrare, fare delle terapie, secondo me, più diciamo di prevenzione, quindi dare la famosa vitamina D, che secondo me, più che il di base, che diciamo quello più quotato, io prescrivo nelle pazienti che hanno osteoporosi. Io perché lo prescrivo? Perché noi facciamo un esame quando curiamo la parodontite, facciamo un esame genetico che valuta un'alterazione della vitamina D. E se c'è qualche questa alterazione genetica, perché c'è anche un rischio genetico all'osteoporosi, nonché alla parodontite, il paziente ha un maggior rischio anche di sviluppare l'osteoporosi. Proprio per questo, a volte, se c'è questa alterazione abbastanza importante, si chiama VDR, andiamo a prescrivere, a richiedere un consulto con una MOC dal medico curante. Una cosa molto importante che viene messa un po' snobbata dai medici, che danno il di base famoso. Solo che il di base è una forma di vitamina D che si chiama, è ancora inattiva, poi andiamo un po' nel tecnico, però il concetto che sarebbe più corretto prescrivere quello che si chiama Didrogil, che la forma, è la forma già attivata, perché se il paziente ha un'alterazione come quella di alcuni enzimi, tutto il di base, la vitamina D che noi diamo, non viene utilizzata correttamente, perché gli manca il passaggio che deve fare nel nostro corpo di attivazione. Quindi diventa 1,25 di idrocalciferol. Sì. Quindi ecco, in questo caso, secondo me è importante attuare soprattutto una prevenzione, ma soprattutto i medici, se vogliono prescrivere l'osteoporosi, scusate, gli ibifosfonati per l'osteoporosi, è fondamentale che mandino prima a fare una verifica dal dentista per correttezza, per evitare questo tipo di problemi. Quindi questo è molto importante, nonché ovviamente il dentista deve sempre informarsi, ma ormai nella modulistica viene messo di routine se il paziente assume questo tipo di farmaco. Quindi, il dentista, scusami Alfredo, quindi il dentista se ci sono situazioni osteoporotiche quando ancora la paziente non ha fatto una densitometria, una mineralogia. Allora, noi abbiamo, con un esame genetico molto semplice, vediamo un fattore di rischio, perché questa alterazione che si chiama VDR fa sì che la vitamina D che viene assunta con l'alimentazione, anche se sappiamo che l'alimentazione non è che assumiamo tantissima vitamina D, non viene, diciamo, modificata e messa in forma attiva correttamente, non viene trasformata con questo tipo di alterazione. Quindi c'è rischio che ci sia meno vitamina D in circolo, certo. E questo può portare a un rischio per l'osteoporosi maggiore. Certo. E questa osteoporosi è anche poi un rischio per la parodontite, perché l'osso della mandibola, ovviamente, se ha poco calcio, quindi è meno calcificato, e quindi c'è un maggiore rischio che venga attaccato dalla parodontite. Quindi c'è tutto un legame abbastanza a 360 gradi anche tra la parodontite e osteoporosi. Interessante, ma volevo chiedere una curiosità, forse una stupidata. Il bere latte, quindi assumere calcio, perché io a 70 anni bevo ancora il latte, purtroppo il latte senza lattosio, perché mi è diventato un po' difficile digerirlo, ma sono un fedele assuntore di latte, e quindi ha una sua utilità sia nella forza delle ossa sia nell'osteoporosi. Allora, sì, sicuramente ci sono dei processi, nel senso, a livello medico bisogna andare a vedere le integrazioni, cioè il calcio, i latticini, il parmigiano reggiano, sono ottime fonti di calcio. Considerate che, ad esempio, lì bisogna fare dei calcoli delle unità, dei livelli base, seconda dell'età. Possono essere, di solito sono 400 IU, unità operative, unità appunto è una codifica appunto della vitamina D, 400 UI appunto di vitamina D giornaliera, con anche un grammo di calcio. Quindi o lo si assume con formaggi o latticini,
oppure anche il calcio si può integrare a livello farmacologico. Giusto. Sicuramente pure Ugo. Tutte e due, cioè sì, la vitamina D e il calcio. Io infatti quando c'ho, io quando, quando ho pazienti che hanno problemi di assorbimento, perché magari fanno una pluriterapia oppure hanno diverse patologie, per cui temo che l'assorbimento gastrico possa essere ridotto, come accennava prima Simone, diciamo mi indirizzo verso, verso i farmaci. In alternativa, a, a volte ho dei dubbi che il cibo possa, possa poi essere assorbito in toto, per questo insomma abbiamo sempre questa necessità di fare una verifica con la densitometria, anche se credo che sia per tutti valida sempre la, la migliore terapia, che è quella del sole, insomma, ci mettiamo al sole, abbiamo, abbiamo la terapia più, più idonea, insomma, credo. La vecchia terapia degli anni, degli fine 800, primi del 900. Sì, quello è sempre, funziona molto bene. Poi se no ci sono comunque farmaci alternativi, adesso cos'è, va molto di moda, cos'è, il denosumab, che sono molto più, sembrano più efficaci, oppure Actone, comunque ci sono alternative. Poi esce qua, ma il problema, Simone, uscire... è quello collegato, scusami. Sì, no, non voglio andare in campi, non sono, no, niente, dicevo, non sono un endocrinologo. No, no, dicevo che molte volte sono collegati a carenze ormonali. Tu sai bene che questa, soprattutto nelle donne, quando cala il dosaggio, certo, diciamo, sì, in età menopausale. E questo vale anche naturalmente per gli uomini. C'è un minore supporto anche per il tessuto osseo. E quindi è proprio come dicevi prima, in, in prossimità della, della menopausa conviene, conviene, tu suggerivi giustamente, di fare una mineralometria, ed è quello che facciamo, insomma, quello che facciamo, certo. Io metterei, caro Rosario, una musica, perché l'argomento è stato molto interessante, è un po' per rilassare la mente. Perfetto. Cosa ci proponi? Dei Kismet, è un titolo in inglese che sai faccio fatica a pronunciare. Lo so, send... che hai tre lauree in inglese, quindi puoi andare tranquillo. Un Send Me End Note. Scusate il mio inglese, ma insomma è così. Quindi mandiamo il brano, così riposiamo un attimino e poi riprendiamo. Ok. Thank you.
rely on us. Always number one, our first priority. Taking care of you has been a gift. You've grown so much taller than I am. Now it seems that all I've got are these weary hands. Take them, I will promise not to let go. Carissimi, siamo ritornati nella nostra trasmissione, la seconda mezz'ora, sempre col dottor Simone Storio, odontoiatra. Prima abbiamo parlato del problema delle amalgame, adesso continueremo il discorso e cambieremo parlando anche di nutrizione e denti. Simone, abbiamo parlato così fuori onda del problema anche degli antibiotici, che sembra che si siano adattati alle malattie e quindi non sono più efficaci come erano una volta. Sì, questo certamente è un problema che si sta proprio l'Istituto per la Sanità evidenzia sempre una maggiore crescita di questa resistenza agli antibiotici, che sta diventando anche poliresistenti, cioè resistenti a sempre più classi di antibiotici. Ce ne sono vari tipologie di antibiotici diversi. E questo sta creando un problema di grosso impatto sociale, perché la morte per infezioni è superiore, che sia di 10 milioni di persone l'anno, molto superiore anche alla morte per altre tipologie, a infarti o altre tipologie di tipologia come cause di morte. Soprattutto il problema è legato a due batteri particolari, che sono l'Escherichia coli e la Klebsiella pneumoniae, che sono batteri che sono a un importante impatto per il corpo. E questi hanno la capacità praticamente geneticamente negli anni di andare a creare appunto una resistenza verso le varie molecole di antibiotico. E più si va avanti, più acquistano capacità di resistenza, quindi diventa molto difficile per il medico, per il paziente, andare a curare queste infezioni, che possono anche portare alla morte, come vi ho accennato. Per ridurre questo rischio, secondo me, una delle cose più importanti è sicuramente non prendere antibiotici. Da una parte il medico che deve ridurre le prescrizioni di antibiotici, ovviamente a quando strettamente necessarie. Anche in campo odontoiatrico, per quello che è il mio ambito di pertinenza, posso dire che ormai anche dopo estrazioni semplici o delicatizzazioni abbastanza tranquille, dove di solito di routine si dava l'antibiotico, ora non viene più dato. E questo è, quindi anche il medico deve, non può, ad esempio, è inutile prendere l'antibiotico per il raffreddore o l'influenza, soprattutto sono dei virus, quindi i virus non vengono colpiti da antibiotico, questa è una cosa molto importante da dire. E questo da un lato. Dall'altra parte c'è il paziente che spesso ricorre anche da solo a delle autocure, anche se l'antibiotico sarebbe sotto prescrizione, ma spesso fa gli occhi dolci al farmacista che cede e dà l'antibiotico, oppure lo utilizza avendo dei residui a casa di molecole, sto male, dice vabbè prendiamo l'antibiotico, che però l'antibiotico non è che va visto come ad esempio un antinfiammatorio. Una volta che, quindi dando un po' di linee guida per chi ha necessità di utilizzare l'antibiotico,
L'antibiotico bisogna seguire in maniera molto stretta le indicazioni farmacologiche. Quindi facciamo un esempio più classico, l'augmentin, quindi è un antibiotico ad ampio spettro, va preso 2 volte al giorno da 1 grammo ogni 12 ore per minimo 5 giorni. Cioè farlo 2 giorni, l'antibiotico non dà nessun tipo di beneficio e può aumentare il rischio di resistenza. Quindi va seguite le indicazioni di utilizzo dell'antibiotico, ridurre l'autoprescrizione, quindi prenderlo con molta leggerezza, e che queste sono, secondo me, già delle prime linee guida che permettono di ridurre questo rischio di resistenza. Se poi uno ha degli effetti collaterali dell'antibiotico, che sono spesso comuni, problematiche gastrointestinali, è importante associare all'antibiotico, non interromperlo, ma associare quindi delle accortezze, come prendere ad esempio al mattino un gastroprotettore a stomaco vuoto, un omeprazolo da 10 mg anche da 20, assumere l'antibiotico a stomaco pieno sempre, e dopodiché associare, se sono delle problematiche intestinali, associare l'utilizzo di probiotici intestinali che permettono di ridurre dissenteria o diarrea, che sono delle problematiche purtroppo molto comuni con l'utilizzo degli antibiotici. C'è sempre questo problema, non lo so se solo italiano o così a livello più ampio, di volersi sempre autocurare. Certo, sì, sì. Perché questo mi ha detto questo, la cugina mi ha detto questo, l'amico dell'amico mi ha detto questo. E è certamente un rischio enorme, perché ogni corpo è totalmente diverso da un altro. Ma a parte il corpo diverso, è un problema di indicazione, cioè l'antibiotico deve essere preso su indicazione. Quello infatti anche sia negli studi medici che nelle farmacie sono comparsi dei cartelli proprio d'allarme di assumere antibiotici quando è solo strettamente necessario. Assolutamente, cioè, ma il problema è proprio quello, cioè questa corsa all'antibiotico come la panacea di tutto può andare bene, però sta creando questi problemi che sono importanti, perché rischiamo di andare incontro alla creazione di batteri che sono resistenti a tutti i tipi di antibiotici attualmente conosciuti e quindi non sono trattabili e possono portare anche rapidamente a una morte per infezione. Questo della la notizia che mi hai dato della morte di infezione mi ha lasciato molto sconcertato, perché pensavo che nel 2000 questo problema fosse quasi risolto, invece è una bella percentuale di persone che muoiono per infezione. Sì, sono morte ancora più frequenti le infezioni batteriche. Ugo, hai qualcosa da dire? Beh, insomma, cosa aggiungere? Insomma, ci sarebbe da dire tantissimo. Di antibiotici ne abbiamo, di molecole che forse non sono state molto rinnovate, tranne i beta-lattamici, chinolonici, i macrolidi, insomma questi qua, voglio dire, le armi che possediamo noi medici molte volte si rivelano spuntate, un po' perché, come diceva Simone, vengono usate in maniera impropria per un'autoterapia, ma anche perché i batteri sono diventati più intelligenti, ma anche più resistenti. Non dimentichiamo che gli antibiotici li troviamo anche in tutto il concime, in tutte le sostanze che vengono dati come alimento agli animali, li troviamo nel ciclo biologico, e quindi abbiamo praticamente resistenze dovunque. E non dimentichiamo anche che diciamo, la ricerca, almeno nel nostro paese, una ricerca che sia in grado di offrire nuove armi anche contro alcune patologie come la tubercolosi, per esempio i farmaci per la tubercolosi si stanno rivelando ormai impotenti, e debba spingere le industrie farmaceutiche a fare ricerca, se questa ricerca naturalmente diventa produttiva. Ritorniamo poi in un discorso polemico che non credo possa appartenere a questa trasmissione. Certo è che la terapia antibiotica, almeno dalle nostre parti, molte volte viene vista come una panacea, e questo può essere un residuo, diciamo, di un fatto storico,
quando la penicillina aveva salvato molte persone dalla sifilide, ed è un periodo di guerra che mi rifaccio al periodo in cui, quindi tuttora è rimasta questa individuazione, l'antibiotico, come giustamente diceva Simone, in una falsa speranza, perché è vero che il batterio quasi sempre segue l'infezione virale. È vero, Simone, che abbiamo molte patologie diabetiche, no? Voi avete anche voi, quando dovete curare un diabetico, insomma, avete un po' di problemi. È vero anche che nell'anziano, e la popolazione nostra sta invecchiando, quindi abbiamo tutti quanti paura, no? Però è anche vero che quando c'è un periodo di influenza l'antibiotico non va dato, insomma. Però è un rischio. È un rischio perché una persona anziana, una persona molto anziana, che non ha fatto il vaccino, perché molti continuano ancora a non fare la terapia vaccinica, sono quindi a rischio. E allora l'antibiotico non sempre può salvarli da situazioni di questo tipo. Insomma, il discorso diventerebbe lunghissimo, però voglio dire, l'antibiotico bisognerebbe aspettare un po', sperando che arrivino nuove molecole. Ok. Stavo pensando. È interessante anche, scusami, quello che hai detto, che noi assumiamo antibiotici anche senza saperlo tramite l'alimentazione con animali, eccetera, quindi è rischioso. Dimmi, scusami Simone, vai pure. No, assolutamente no, è vero. È importante anche quello che diceva Ugo, effettivamente, che lo assumiamo non solo proprio volontariamente ma anche involontariamente. Questo è comunque un problema, è un problema comunque che aumenta sempre questo rischio. Ecco, dobbiamo sperare che ci sia un'evoluzione appunto delle classi farmacologiche, con la creazione di nuove molecole antibiotiche, e ovviamente bisogna creare sempre più una cultura popolare nell'utilizzo consapevole delle molecole stesse, secondo me. Questo probabilmente è la cosa più, una delle cose più importanti, probabilmente. Niente, sono già le 22:48 e possiamo entrare nell'argomento dell'alimentazione. Che sì, mi sembra... Io, come sapete, abbiamo già parlato più volte, siamo un centro esperto nella cura della parodontite, che è un'infiammazione che è causata da batteri che va ad attaccare il tessuto del supporto dei denti e può portare, se non curata in maniera corretta, alla perdita anche precoce dei denti. E nel trattamento di questa patologia, a fianco alla rimozione con pulizie approfondite e volendo anche l'utilizzo del laser, che negli ultimi anni si sta sviluppando, sta diventando molto importante anche imparare a gestire e modulare, quello che si chiama in termini tecnico, l'infiammazione, che è legata alla persona nella sua totalità. Infatti la bocca è solo una piccola parte di un corpo, e un'infiammazione cronica come la parodontite ha sicuramente importanti correlazioni con il resto del corpo, tanto che sono correlazioni già provate scientificamente, come il diabete, l'osteoporosi, l'arteriosclerosi, problematiche in gravidanza, infertilità maschile e femminile. Quindi questa infiammazione, che può essere solo di una piccola parte del corpo, può dare un problematica anche importante al resto del nostro corpo. In particolare si sta sviluppando nell'ultimo tempo un'importante relazione, legame fra l'alimentazione e la malattia parodontale, e ci sono sempre più studi internazionali che lo dimostrano. Infatti nulla più vero dell'affermazione che siamo quello che mangiamo, e la bocca la possiamo considerare come la prima parte dell'apparato digerente a livello anche diciamo ideale. Infatti le abitudini alimentari, così come vanno ad influenzare lo stato generale del nostro organismo, possono anche influenzare lo stato di salute della nostra bocca, in particolare delle nostre gengive, rischiando di andare a vanificare o peggiorare anche i risultati di terapie estremamente avanzate ed accurate, come la rimozione del tartaro o ovviamente o il laser. Sono terapie meccaniche, terapie causali,
che cercano di andare a rimuovere i batteri, ma se non abbiamo un supporto nutrizionale al nostro corpo possono essere vanificate. Infatti cosa succede? Che una dieta squilibrata può andare a può modificare la gravità e l'estensione della parodontite, alterando da una parte la resistenza dell'organismo all'infezione, dall'altra parte il processo di riparazione del tessuto, che è fondamentale nella guarigione della patologia dopo le terapie specifiche che eseguiamo noi dentisti. Cosa è importante come apporto? Sicuramente le proteine, le vitamine che sono fondamentali come la A, la B, la C, la D, i minerali e gli oligoelementi come il calcio che dicevamo prima, lo zinco, il rame, il magnesio e sempre più importante si sta dimostrando il ruolo degli acidi grassi che sono gli omega 3, quelli che tanti assumono ad esempio per il colesterolo, ma che si sono dimostrati fondamentali e molto utili anche nel trattamento della parodontite, perché vanno a influenzare la crescita dei batteri, la riparazione del tessuto e la risposta del nostro sistema immunitario. Interessantissimo è anche degli studi che mostrano come il sovrappeso e l'obesità sono correlati alla parodontite, sia per l'alterata tolleranza al glucosio, quindi stesso legame più o meno con il diabete, sia per l'aumentata produzione di mediatori infiammatori che vanno a interessare anche i tessuti della parodontite. Quindi una persona in sovrappeso o obesa ha un rischio molto più alto di sviluppare la parodontite rispetto a una persona a normo peso, e questo è a mio parere molto importante e molto interessante. Considerate che il rischio di incidenza di un obeso è circa una volta e mezzo rispetto a un normo peso, quindi è un dato abbastanza importante. Quindi alimentarsi in modo squilibrato, cioè oltre a creare delle problematiche diciamo generali, va a influenzare anche i meccanismi di difesa della nostra bocca, e le gengive non riescono più ad essere una barriera efficiente nei confronti dei batteri esterni. E questo è molto importante sia a livello preventivo della patologia, ma anche dopo averla curata, per evitare appunto un rischio di recidiva. Quindi è una questione che sta prendendo molto più piede in Italia, è ancora un po' così borderline. Noi che cerchiamo di essere abbastanza all'avanguardia, abbiamo addirittura inserito un servizio, una nutrizionista, abbiamo contattato vari mesi fa una nutrizionista specialista proprio in questo argomento, che alla quale i nostri pazienti noi consigliamo in maniera molto calda di chiedere una consulenza, soprattutto quei pazienti che abbiamo trattato anche con molto successo, che però magari non hanno qualche piccola problematica che non ci porta una guarigione ottimale. Quindi in questo caso, andando a curare l'alimentazione, quindi che viene impostato, quindi dei piani nutrizionali particolarmente antinfiammatori, e vengono dati dei supplementi nutrizionali fondamentali per dare uno stato di salute parodontale, permette di migliorare la guarigione e ovviamente ottenere anche dei risultati molto importanti, come un miglioramento del corpo in generale, e perché no anche perdere qualche chilo di troppo. Abbiamo un servizio che è cross, quindi permette di ottenere vari risultati molto molto importanti. Quindi sicuramente un argomento veramente innovativo, almeno in Italia siamo fra i primi che attuiamo e andiamo ad approfondire questa cosa, che però secondo me verrà molto sviluppato nel futuro. Questo è molto importante, perché come hai detto giustamente c'è anche quel che mangiamo, quindi e già abbiamo problemi a livello di assunzione, perché c'è l'obesità che si sviluppa in maniera incredibile, quindi sia nei bambini e sia negli adulti, e riuscire a tenere sotto controllo in effetti ha un risultato generale molto importante. Certo. Le palestre sono piene, ma c'è tanta altra gente che non va in palestra, per esempio come il sottoscritto.
Ugo, hai qualche domanda? Rosario, che sei rimasto in silenzio. No, è rimasto in silenzio perché vi stavo ascoltando con interesse. Io avevo quella domanda sempre che, non so, forse Simone mi avrà già risposto in qualche puntata precedente, ma io sono un anzianotto, Simone, gli chiedo scusa. La cosa che mi premeva chiedere è questa. C'è un paziente, no, che deve andare dall'odontoiatra, al dentista, insomma, deve andare, che è in dialisi. Questo è importante. Perché è un bel problema questo qui, che nessuno sa spiegarmi. Cioè, qui a Treviso, cioè, nel senso di dire, dicono vabbè, vai dal dentista, sì, però cosa comporta, me lo dite? Oddio, allora diciamo che viene visto come un paziente fondamentalmente a rischio, però a mio parere non è un rischio, cioè non è un rischio particolare. Sicuramente il paziente non va trattato nel giorno della dialisi, ovviamente, quindi è meglio non trattarlo nel giorno che viene fatta la dialisi. E un paziente dializzato bisogna avere molta attenzione, a mio parere, ovviamente, magari Ugo mi può aiutare, sulla parte farmacologica. Quindi. Sì, infatti adesso loro fanno dialisi anche a domicilio, quindi possono anche fare una valutazione dei parametri della coagulazione o anche dei parametri, esatto, della funzionalità. Sicuramente sono problemi appunto coagulatori. Quindi bisogna stare attenti a gestire l'eventuale rischio di emorragie in trattamenti ovviamente invasivi, sì. Però a mio parere un paziente dializzato che deve fare un'otturazione, una pulizia abbastanza blanda, una devitalizzazione o problematiche o terapie non chirurgiche, a mio parere è un paziente che viene trattato come un altro e non vedo un particolare problema. Sì. Ho capito, no, perché era proprio questo, cioè, perché c'è tanta gente, no, che è dializzata, che è in dialisi, però molte persone, io sentivo, parlavo, no, con dializzati, cioè non vanno dal dentista, non vanno dall'odontotecnico, non vanno a curarsi i denti, eccetera, per questo timore, no, che hanno di fare. Ma per un dializzato, Rosario, dovrebbe essere, scusami Simone se ti rubo la parola, no. Per un dializzato dovrebbe essere più importante diciamo stare attento alle sostanze che introduce. Esatto. Quindi parlo di antibiotici, parlo di altri farmaci, perché in ogni caso il metabolismo, diciamo, quasi mai spetta al suo organismo, ma dovrà poi farlo il macchinario, insomma. Quindi l'evento dialitico deve comunque metabolizzare anche eventuali successivi farmaci, e in base a quello che ha assunto poi va fatta una programmazione per quel tipo di dialisi o per quelle successive. Insomma, se dovranno prendere antibiotici, Rosario, dovranno essere poi individuati percorsi per quella della seduta dialitica, quella che farà il giorno dopo, in rapporto ai parametri che saranno individuati dall'apparecchio. C'è problema, non credo che ci siano problemi per le persone che fanno la dialisi. Non so Simone come la vede, ma per me non ci sono problemi. No, io non vedo particolari problemi. No, ma dicevo, quindi sarebbe più opportuno, per esempio, che una persona che deve andare da un dentista, da un odontotecnico, insomma, deve andarsi a curare i denti, è opportuno che lo facessi il giorno prima della dialisi. Oddio. Perché se il giorno gli danno... insomma, non mettiamo il rapporto con l'evento dialitico. Rapporto diretto. No, infatti. Perché prendevo ad esempio quello che ha fatto Cinzia, no, Ugo, per quanto riguarda la coronarografia, no? L'hanno fatta, sì, che sì. Poi subito dopo l'hanno mandata a fare la dialisi. Sì, sì, guarda, è come quando smaltire subito una terapia anticoagulante, no? C'è chi fa terapia anticoagulante, per esempio, molte volte è costretto ad assumere farmaci, no? E sì. Magari è sotto controllo dei valori della coagulazione, i vari fattori della coagulazione, il PT, PTT, l'INR, e magari molti ci pongono questo problema. Questo farmaco posso assumerlo o può incidere
o alterare i fattori della concorrenza. In questo caso il problema sì è anche personale, ma è soprattutto della valutazione che viene fatta in rapporto a quello che è stato assunto. Se l'evento dialitico, ripeto, ci mette mezz'ora o un'ora per fare una dialisi normale, nel momento in cui dovrà fare un filtro per altri prodotti, sarà la stessa macchina che dovrà impegnarsi a farlo. Magari ci metterà più tempo, ci metterà magari maggiore concentrazione di alcune sostanze, ma è un problema collegato alla macchina. L'evento dialitico successivo a quello della coronarografia è soprattutto perché si vuole evitare che queste sostanze rimangano in circolo più del solito, perché chi fa dialisi non ha un emuntorio che funziona normalmente, quindi il rischio è che rimanga più tempo in circolo e quindi possa creare problemi, ma è solo questo. Per ogni tipo di sostanza va fatta una valutazione, e la dialisi, se la sanno loro quello che devono fare. Grazie a Dio abbiamo inventato un percorso di epurazione favoloso. Perfetto. Benissimo. Sono già le 23:02 minuti, quindi direi che se non ci sono domande o altre cose da sviscerare, possiamo terminare qua la nostra serata. Tu hai qualcos'altro da dire, Simone? Assolutamente no, certo. Abbiamo detto abbastanza argomenti. Certo, certo. Ugo? È stato esaustivo. Esatto. Simone, è interessante. Grazie. Ma no, è sempre molto esaustivo. Benissimo, Rosario. Anche perché quella storia del mercurio, scusami Alfredo se ti interrompo. No, dimmi. Per le otturazioni di cui hai parlato all'inizio della trasmissione, in effetti ce ne abbiamo tante, insomma, di situazioni così, E la gente magari non adesso sta scoprendo che sono otturazioni che hanno un loro pericolo intrinseco, e tu hai fatto bene a dirci come va fatta quella rimozione, perché non si può togliere, né si può correre il rischio, correggimi se sbaglio, che qualche pezzo di quella sostanza vada ingoiata. Se non si usa la diga c'è questo rischio, assolutamente. Quindi insomma è importante quello che ci hai detto. Sì. E pensare che il mercurio era così carino quando si rompeva il termometro con le palline quando eravamo giovani. E vabbè, purtroppo l'amianto, il mercurio e via discorrendo sono pericoli che ci stanno sempre molto vicino. Va bene, chiudiamo qua stasera, anche un'altra serata molto interessante. Ringraziamo il dottor Story Simone. Grazie a voi. Delle sue spiegazioni, come sempre, molto approfondite. E Ugo, che è sempre un partner pieno di risorse e di domande interessanti. E in più salutiamo Rosario, anzi, gli passiamo la palla perché deve dire la sua solita, come diciamo noi a Bologna, pappardella. Su dove ci ha sentito, i componenti del network e via discorrendo. Perfetto. A te, Rosario. Grazie mille, Alfredo. Allora ringraziamo Simone Story e ringraziamo Ugo e a te, Alfredo. Ringraziamo chi ci ascolta, tutto il nostro condominio, il condominio di Radio Science. E ricordo che questa trasmissione è andata in diretta su tutto il network, quindi su Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Modena Noi Radio da Modena, Radio Val di Chiana dalla Val di Chiana. Ovviamente siamo andati anche sulle web TV, sul nostro canale YouTube, Facebook e su radioscience.it. Questa trasmissione, per chi volesse già rivederla, è pronta su Facebook, appena chiudiamo è già registrata e presente sul nostro canale Facebook, e da domani sarà presente anche sul canale YouTube. Con questo è tutto, ringraziamo tutti quanti. Alfredo, io mando la sigla finale, se tu sei d'accordo. Ok. Dalla redazione di Casalecchio di Reno, dalla redazione, doppia redazione stasera di Bari e Bisceglie, un saluto a tutti. Ciao ciao. Saluti a tutti, arrivederci. Ciao ciao.
you be if